Bentrovati! Come state? Il video di oggi è dedicato ad alcune novità della Star Comics. Vi va di andarle a scoprire insieme? Cominciamo con My Genderless Boyfriend, questo manga molto molto carino che affronta delle tematiche davvero moderne. Infatti, all'interno del volumetto di questo primo tankobon troviamo la storia di un ragazzo che è una star dei social perché cura moltissimo il suo aspetto. Quindi è un ragazzo che si trucca, che mette lo smalto, che ha i capelli sempre fantastici. E questo a differenza della sua fidanzata, che invece è una ragazza normale ed è anche la sua prima fan, cioè lo sostiene in tutti i modi e ama che lui abbia un'immagine così kawaii, così carina. E quindi è molto carino questo scambio di ruoli, nel senso che rispetto a quello che magari le persone sono abituate a considerare un classico, cioè appunto il ragazzo trascurato e la ragazza sempre vestita di tutto punto, è molto bello vedere che invece non c'è bisogno, non c'è più bisogno di questi stereotipi. E quindi ecco qui che il nostro boyfriend del titolo diventa genderless, cioè fluido, un personaggio che non si identifica in un genere preciso, ma sicura si dà da fare per migliorare il suo aspetto senza alcun preconcetto o pregiudizio a monte. E Tameko è già conosciuto in Italia per via di alcune opere prettamente a tematiche boys love. Quindi mi viene in mente proprio Il matrimonio di Lala, edito da Magic Press. Anche l'edizione è molto molto graziosa, con sovraccoperta e questo fondo rosa sulla copertina. Il prezzo è di 6,50 volumetto e la serie è tuttora in corso in Giappone. Comunque è una lettura davvero dolce che fa anche riflettere su quello che dovrebbe essere l'amore e senza preconcetti, senza pregiudizi. Insomma, ognuno dovrebbe essere libero di fare un po' come gli pare. Ovviamente la lettura è molto giocosa e leggera, però comunque pone l'accento su un argomento sicuramente all'ordine del giorno. I disegni anche sono molto graziosi e io ho riconosciuto il tratto di Tameko, devo dire, dal modo in cui fa gli occhi, perché appunto leggendo Lala mi sono resa conto che c'era qualcosa di comune. E quindi niente, è davvero grazioso, perciò ve lo consiglio. Passiamo ora a Uzaki-chan Wants to Hang Out, questo manga che è una commedia degli equivoci a tinte ecchi che promette di essere davvero divertentissimo. Allora, come vedete qui sulla copertina abbiamo la nostra Uzaki-chan, questa ragazza di cui salta subito all'occhio un particolare, diciamo, alquanto notevole, sempre carina e sorridente, e che è un po' la stalker del suo senpai. Quindi c'è questo ragazzo, Shinichi Sakurai, che lei ha puntato all'università e praticamente non fa che inseguirlo. Quindi il canovaccio è sempre lo stesso per i vari episodi che compongono questa storia. Lei lo insegue, lo invita a fare qualcosa, lui non ci sta, si scoccia, non vuole saperne nulla, poi finisce per cedere, ma qualcosa va storto comunque e si ricomincia tutto da capo. E niente, ovviamente il manga si basa su un approccio tutto giapponese che hanno alcuni protagonisti verso le ragazze e l'amore. Perché diciamo che è un pochino improbabile qui, insomma, qui da noi, che un ragazzo all'università rimanga totalmente indifferente davanti a una Anna Uzaki così carina che ti sta appiccicata.
Invece lui no, vuole star solo, non vuole essere disturbato, vuole passare il suo tempo libero in santa pace. E quindi niente da fare, e la cosa non decolla. Però anche Anna, dal canto suo, è disonesta perché non dichiara, diciamo, dei sentimenti forti d'amore verso il senpai. Anzi, si nasconde dietro una sorta di preoccupazione quasi materna, che è una cosa un po' stramba, quindi lei non vuole che lui stia da solo. Comunque, i due sono così imbranati e pasticcioni che sono perfetti l'uno per l'altra. E niente, finiscono anche per attirare l'occhio benevolo di altri personaggi, come ad esempio il capo del part-time di lui, che cercheranno di vegliare su di loro e di non prenderli troppo in giro per la loro imbranataggine. Io onestamente l'ho trovato molto divertente, veramente carino. Le gag sono spassose, i doppi sensi mai esagerati. Anche questo volumetto ha la sua brava sopraccoperta e al di sotto c'è una cosa carina e divertente. Ecco qui. E quindi si resta un po' male perché Hana Uzaki ci fa lo scherzo. E niente, quindi io non posso che consigliarvi anche questa nuova serie e sono molto curiosa di vedere cosa succederà. Quindi consigliato. Ultimo, ma non per importanza, è Keep Your Hands Off Eizouken. Questo manga scoppiatissimo che ci porta a scoprire come nasce uno studio d'animazione. E niente, l'Eizouken del titolo è il club scolastico che le tre ragazze che vediamo in copertina fondano per poter fare animazione. E quindi il soggetto trattato è molto originale e divertente. Come vedete, appunto, è un terzetto di amiche. La prima, Sakusa, con il suo cappello, che è una vera e propria nerd e desidera da sempre fare animazione. Quindi praticamente non fa che disegnare e ogni luogo che vede nella realtà si trasforma nei suoi sogni in un possibile set per i suoi anime. Poi abbiamo Kanamori, che è lei, eccola qui, che praticamente ha un gran fiuto per gli affari e quindi capisce che investire sulla sua amica potrebbe rivelarsi redditizio. Per ultimo abbiamo la bella Mizuzaki, che è una modella in erba, però comunque desidera fare animazione più di ogni cosa e quindi si unisce alle due. E niente, all'inizio le ragazze hanno parecchie difficoltà perché la scuola non vuole assegnar loro un budget per costituirsi come club e quindi non gli resta che dimostrare a tutti quanto siano brave e quanta forza di volontà hanno. E per questo motivo le si mettono d'impegno per realizzare una piccola animazione. Come andrà? Ci riusciranno? Anche l'edizione è molto molto carina, infatti c'è la sovraccoperta e le pagine iniziali sono a colori, quindi molto curata per questo manga che attualmente conta 5 tankobon in Giappone. È anche una serie animata in 12 episodi, di cui proprio la sigla finale è stata realizzata dallo stesso autore, Sumito Ohara. Quindi si è cimentato finalmente con un'animazione. Quale cosa migliore di farlo se non proprio sulla propria opera? Quindi fantastico. Allora, per questa volta è tutto. Spero che, come sempre, la mia recensione vi sia piaciuta. E vi invito a seguirmi sul canale, a seguirmi su Instagram,
a lasciarmi il vostro like e ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi fumetti, di questi manga nei commenti. Baci a tutti!